Qua scende una puzza invernale, invernale proprio. Ma noi ci hanno condannato a morte. Cioè, guarda, qua è morte, qua è morte sicura. Questi devono morire, devono morire tutti. È morte sicura. Questo è il messaggio che vogliamo dare al presidente. Non allo Stato, solo al presidente. Che venga qua. Che venga a vedere a Terzini in che situazione sta. Guarda, si vede già, guarda qua. E si deve anche vergognare che al suo sindaco, amico suo, Mimì Auricchio, gli ha promesso che non si apriva la discarica. Invece la discarica l'ha aperta. È una vergogna. Io vi sto dicendo quello che è successo, sto dicendo che i pensa che è così o non è così, chiaro invece boh. Il tentativo è palese, è quello di dire, la preoccupazione vostra qual è? A Puz, che ne sa, ci vanno rifiuti maleodoranti, che c'è un inquinamento. Noi interveniamo su questo con il palese tentativo di calmare un po' gli animi e di calmare un po' le acque, parliamoci chiaro. Però noi mi sapevamo che l'altra cosa, come ti vuoi regolare? Cioè, puoi prendere l'impegno e dire no, non andare aprì. E tu no, io che si impegno in questo momento non lo posso fare. È un modo per scaricare forse delle responsabilità che non c'è per te. Ma io vi dico quello che è successo, poi le valutazioni le facciamo insieme. Posso farti una domanda? Noi siamo i cittadini che sono qui in piazza davanti al comune per non essere violenti come gli altri, per avere una protesta civile nei confronti delle istituzioni. Io noto in lei un grande grado di responsabilità. Lei pensa di essere stato responsabile quanto oggi, anche negli anni scorsi? Stavo parlando di che sta succedendo stasera. Succede per colpa sua, signor Per colpa mia succede, ti ringrazio. Succede per colpa sua. Ho capito, nel 2008, lei si è disinteressato alla cittadinanza. Allora lei quando viene con me, ti porto un fascicolo tanto, di ricorsi al carro fa, di certo, di atti concreti, noi chiacchiere e passeggiate che ci abbiamo fatto, dicendo di atti concreti e vedrai quello che ho fatto. Va bene. Grazie per grazie a lei per non aver fatto niente fino ad oggi. Te li faccio vedere, quando vuoi te li faccio vedere. Non mollare. Ma è solo polemica. La chiami libertà di pensiero. Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe, è legittimo. Però mo non ne ho Le voci sono tante. Davanti agli autocompattatori domani mattina, lei si mette o no? Insieme alle mamme che hanno preso tante mazzate. Io non ho problemi a fare questo. E lo faccia. Risolve il problema. Risolve il problema che lei se lei sta con la fascia tricolore davanti ai cani. Guarda, non aiuto Mario, non lo sa cosa è stato detto stasera questa cosa. Non ho idea di cosa. No, e lei lo faccia. Io faccio tutto quello che volete. Però non è che posso fare lo zimbello di uno che dice fai questo. Arriva un'altra e dice fai questo. Io non faccio un zimbello. Si mette là con la fascia tricolore che stiamo bruciando tutti i giorni, si mette là davanti. Dice, io da qui non mi muovo, voglio vedere se la polizia si fa riprendere mentre oltretutto non sarebbe un zimbello, ma sarebbe coerente con quello che ci ha detto fino ad oggi. Fino a ieri sera lei era d'accordo con noi, adesso se fa le stesse cose che ci ha promesso e detto sti giorni diventa uno zimbello. Significa che o ha cambiato idea o le hanno promesso qualche cosina. Domani lei ci sarà una risposta. Domani dalla mattina, perché dalla mattina ho altri problemi. Altri problemi più importanti di più. Certo, ci sta una serie di manifestazioni e iniziative da portare avanti. Va bene, allora mi dia l'orario. Io domani mi faccio trovare a casa. E poi vediamo, alle 4 siamo là, quando finiamo poi siamo disponibili. Allora, alle 4 le alle 4 siamo a Napoli e non sappiamo quando finiamo. Domani mattina. Domani mattina sto a Napoli e sto facendo un incontro per ribadire di nuovo questo tipo di problema. Se volete potete venire con me. Adesso stanno arrivando altri 260 carabinieri che la coppa sta succedendo lì. E appunto, dobbiamo andare adesso. Giusto. Andiamo là e ma ci facciamo pigliare la tenda. È pigliato bene, è la regala. Il capitano è il primo ad abbandonare la nave, non l'ultimo.